Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono X-Packard e oggi siamo qui, finalmente, dopo tanti... quanto tempo? Che poi a loro gli piaceva veramente un casino questi video così, anzi, se vi piacerà questo video lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi se siete nuovi, ma soprattutto lasciate tantissimi like perché nel caso vediamo vi possa piacere, continueremo la serie come facevamo ai vecchi tempi. Siamo qui con un pacco dal dark web, o così sembra, possiamo dire la verità? Non l'abbiamo preso proprio dal dark web, l'abbiamo preso su eBay, però c'è scritto proveniente dal dark web, quindi speriamo non ci abbiano preso per il culo. La provenienza è molto dubbia, però, dopo tutto il tempo abbiamo aspettato per E vi dico solo una cosa, raga. Noi abbiamo trovato anche, ti ricordi ieri, ci abbiamo provato, abbiamo trovato un modo in cui davvero queste scatole, abbiamo trovato un modo, diciamo, per entrare dentro il dark web e comprare queste scatole, quindi però, se lasciate tantissimi like la compreremo veramente da lì. Però vi giuro che questa qua l'abbiamo presa su eBay e c'è scritto la provenienza è quella. È veramente strana perché tipo con la caldo messa a caso, poi è tutta nera, spaccata, vabbè, ma quello lì penso sia anche corriere. E scotch molto... Sì, un po', vedi anche qui tutto cosa rilievo. Vi volevo dire che appunto non l'abbiamo pagata tantissimo, non vi dico il prezzo, ma sotto i 100, invece sul dark web ci sono prezzi veramente molto più alti. Quindi... Però è 100.000 volte più rischioso. Esatto, quindi... esatto, perché ovviamente non potremmo farla arrivare sotto casa, ma fate corriere con eBay. Fatto sta che nulla, sono stracurioso, abbiamo messo dei guanti un po' per precauzione, non si sa mai. Esatto, speriamo, ve l'ho detto, essendo diciamo un pacco da un privato non ci siano scherzi o... Cioè magari raga possiamo aprire il pacco e poi non c'è niente. No, qualcosa sembra ci sia. Anche se è un po' strano, cioè... Sembra che ci sia qualcosa lì, c'è altro video. Intanto ho tipo quasi un mese e mezzo che lo aspetto, non lo voglio aprire immediatamente. Quindi. Esatto, infatti stiamo facendo il video a casa mia perché ho chiamato e ho detto dì, dai, veloce. Fate il lavoro stamattina, subito. Infatti io direi di muoverci. Sì, assolutamente sì. Ah, vi volevo ricordare anche di passare ai nostri social perché abbiamo diciamo un profilo TikTok molto attivo che trovate sotto in descrizione, abbiamo Instagram, il mio, il suo, vi metto tutto in descrizione, ma soprattutto TikTok perché faremo anche live e cose varie. E quindi nulla, iniziamo subito. Prego, no, esatto. Si apre? No, è strano. Ma sento duro qui. Ma che cazzo tipo roba? Sì, è sta roba con la calda. Poi c'ha tipo dei segni strani. C'ha dei segni strani, c'ha tipo un triangolo. Qui cose strane. Boh. Però devo aprirlo qui, non so. Che cazzo ho chiuso? Le parti fortici. Ecco, aspetta. Si vede? Sì. Però c'è un nastro strano qui. Cazzo? Ma che c'è? Un nastro strano qui. Non so se si vede. Un sotto. Un pacco. Però ci provo. Ecco, due cose per caricare. L'hai spaccato tutto. Ma sì. Ok, ho già visto qualche strano. Voglio dire, completamente. Ragazzi, se vi piacciono un po' tentativi, fate cosa bene, magari non ti piace. Come magari con dei pacchi di ancora più dubbia provenienza. Prendo la forbice, forse è meglio. Vabbè. Raga, ma cioè ci sono nastri su nastri. Che... Ah, ma è tipo un sacchetto. È tipo un sacchetto da spazzatura. Raga, c'è tipo un sacchetto. Ma che... Mi fa quasi paura sta cosa. Come se ci fosse un cadavere. No. Aspetta, occhio. Dai, sì. Madonna. Oh. No, ho intravisto la roba. Oddio. Che raga. Cazzo. No vabbè. Raga, già c'è un K2. No vabbè. Ma perché c'è un... No vabbè. Ah, ci sono tipo tutti dei filamenti strani, raga, vedete? Io... Ma che cazzo? No vabbè. È l'unica cosa che... Che si intravede. Ma poi tipo, cos'è, cartone o legno? Cioè, è tipo cartone. Raga. Ma che cavolo? Ecco. Cioè... Ma che... Oddio! Vabbè, ora ho giustamente... E funziona comunque. Esatto. Noi abbiamo ovviamente il nostro di là, che in realtà sì, ci può fare comodo, ma noi già ce l'avevamo. Però lo useremo, non so perché c'è sta roba. È un segno, raga. Ci sta dicendo di fare qualcosa? Questo, raga, lo tengo qui, non si sa mai. Ovviamente non fateci caso perché comunque siamo in una casa e tutto, quindi... Che altro, cioè, non capisco per tutte le cose possibili quello. Ma cos'è sta roba? No! Cos'è sta bellissimo! Roba? Ma che è? Guarda, questo suona!
Come suona? Che fa? Però, no, ma cioè, devi tipo così. Ma che senso c'è, scusa, sta roba? Ma che scusa? Ma... Cioè, non ha minimamente senso, però... Ma non ha senso sta roba. Sì, cioè, abbiamo provato questo che... Boh... Ma cosa vorrà di tutto ciò? Cioè, vabbè, ovviamente, raga, vi ripeto, siamo in cucina, c'è anche la lavatrice, cioè, spero anche... Acceso, quindi, spero anche si stia sentendo... Boh. Ma come funziona sta roba? Così. Ma che senso ha? Non lo so. Boh, secondo oggetto. Boh, va bene. Scava. Di? No! Ma che cazzo è sta roba? È tipo un... Una statuina! Però è bruttissima! Ma raga, guardate! Senti cos'è? Ma che cazzo? Ma che è sta roba, scusa? Non lo so. Raga, guardate qui. Cioè che... Quella volta perché? È brutta. Oh mio Dio. Non ha senso. Ma che cazzo sto vedendo? Raga, diteci nei commenti cosa... Ma che tipo un bambolotto, tipo... Sì. Che sono ragni, che roba è? Sì, sembra stia mangiando tipo ragni, ma poi guarda che occhi! Ah, raga, quindi per ora... Uno... Due... E vabbè, questo qui che... Secondo te per ora cosa vorrebbe dire? In realtà, niente, perché non capisco cosa ci... Oddio, forse questi due qualcosa ci incastrano, ma... Ma questo... Cioè, perché? Cioè, questi due magari possono avere un senso. Che comunque... Ma questo non è tipo qualcosa per i bambini, vero? Non lo so, tipo... cioè, ci può stare in realtà. Poi è il legno, ma poi è fatto bene, qual è il legno? Appunto. Però non suona, cioè suona poco, è come se fosse tipo... Boh. Forse sembra una bella. Raga, veramente aiutateci nei commenti perché non sto capendo. Tacco, invece ti metto. Cioè, poi guardate, tutta sta roba. Cos'è? No, vabbè, per questo che... No, oddio, fate. Ma che cazzo è sta roba? Oddio mio. Raga, l'amore. Sì? No. Raga, ma poi. No, vabbè. Cioè che. Cioè, guardate, no, raga. No, non ho parole. Qui c'è scritto no. E se la giro? Oddio. Sì. Cioè tipo, sto mamolotto è posseduto, ti immagini? Cioè, no. Yes. No, cioè, raga. Vabbè. Ma è tipo un rituale, ma che cazzo è? Cioè... Ma è tipo un rituale. Cioè... No, te lo immagini, cioè... Però alla fine... Allora, bambolotto, posseduto, detto dal... Col giochino che comunque... Cioè, ma ti ricordi quel rituale? Sarà salita? Che lanciavi la moneta indietro? Oh Gesù. E c'era sì e no. Oh Gesù, è vero. Oh mio Dio. Ma aspetta, facciato però, aspetta. Bambolottino. Questo è comunque, ci può stare, i miei bambini magari, così, ci può stare. Capisci, tipo giocattolo per bambini? Sì, cioè magari lo metti lì così, capito? Questo, vabbè, questo ci può stare assolutamente. Per comunicare, comunque, forse? Sì, cioè per capire, invece per fare domande, magari sì e no, con la moneta e comunque la lancia, comunque è fatta bene, cioè. Poi no, è bellissima, raga. Oddio, che figo. Ma no, aspetta, sono curioso. C'è altro? Aspetta un po'. C'è altro? No. Sotto vedo. Cosa faccio, niente? No, fermo. Oh mio Dio. È sangue? Oh mio Dio. No, aspetta su. Tio, ho visto. Cos'è? Aspetta. Oh mio. No. Ma c'è raga, aspetta. Raga, io devo censurare perché. Sì. È una garza col sangue. Oh mio Dio. Ecco perché c'è sto sacchetto. No, non la prende. No. Ma che cazzo? Raga, aspetta. C'è. Che cos'è? No, non la tocco, non esiste. Ma che cazzo? Non si vede niente, cioè. No. Dì, abbiamo i guanti. Però aspetta, non lo metto sulla tavola.
Oddio, ma è tipo... è tipo... Ma cos'è, un verme? È un dito. No, un dito? Sì. Non lo tocca. No, vabbè, ma guarda, è una cazzata. Ma è una cazzata. È finto, spero. Sì, però... è fatto tipo bene. Raga, ma che cazzo? Che cazzo? È fatto tipo troppo bene, cioè... Ma questo io non so se posso farlo vedere nei video. Che cazzo? Cosa? Un altro? Oh, che cazzo? Quanti ce ne scusa? No, scusami, aspetta. No, non lo metti sul tavolo, Cioè, scusa, Ma c'è... Cioè... In che senso? Ma questo è sangue davvero? Non puzza, non fa niente. No, sa di garza proprio, raga, sembra di stare all'ospedale. Ma che altro c'è? Non potrei, penso non si possa far vedere, credo. Non lo so, Cioè, praticamente, immaginatevi un dito fatto a cadavere. Benissimo. Cioè, raga, è come se praticamente qualcuno avesse mozzato un dito. Quindi a questo punto c'è... E poi questo qui è tipo un indice. Questo? Quindi a questo punto è una cazzata anche questa, però c'è... Questo si può far vedere secondo te? No, è sangue. Cioè, come se fosse sangue, non posso farlo vedere. Cioè, è una garza. Che no, sa di garza? Capito? Però, cazzo, il sangue puzzerebbe, penso. Sì, sì, però tu che è fatta. Scusa, aspetta. Cioè, è fatta benissimo. Quindi, nulla, raga, abbiamo ricontrollato meglio, non c'è più nulla dentro. Pause. Raga, nulla, abbiamo ricontrollato meglio la scatola. Mentre sto cercando di capire, questo qui forse un po' suona meglio, sentite. Ma scusate una cosa. Vi chiediamo il vostro aiuto, di darci nei commenti. Poi il nostro non è così. No, il nostro è tipo nero. Sì, vabbè, nel senso è nero, però non fa tutto sto macello per accendersi. No. Diteci nei commenti se dovremmo fare un rituale. Magari cercare di comunicare con la tavola, con questo qui. Non... Ora io, raga, chi lo tiene in casa? Io? Per forza. Secondo me c'è una storia dietro che non sappiamo e... No, infatti raga, aiutateci voi. Vi ripeto, secondo voi è il caso di provare a comunicare con sta bambola? Non lo so. Quindi nulla. Fatecelo sapere, un commento, mi piace. E noi ci vediamo. Vediamo la moneta. Qui siamo. Vediamo. Sto facendo esperimenti. Non lo so raga, diteci la vostra e noi ci vediamo al prossimo video.